Ciao amici, oggi, ciao amici comodoristi però, comodoristi, perché oggi è una cosa circoscritta per il nostro amico qua C64. Oggi vi voglio parlare di una bella cartuccia che è questa, la Easy Flash 3. Cos'è la Easy Flash 3? Allora, in poche parole, è una cartuccia che permette di memorizzare altre file immagine cartucce, proprio le cartucce che vediamo, che è possibile scaricare nei vari siti, quelli del tipo della CSDB Competition, la RGGB Competition, dove ci sono giochi nuovi realizzati anche fino a qualche giorno fa è stato realizzato un gioco nuovo, e ultimamente ne stanno facendo sempre di più. Escono in formato cartuccia, quindi io posso prendere il file immagine, una cartuccia, e immagazzinarla qui, invece di usare, voglio dire, le cartucce come formato singolo, no? Tipo questa è un gioco solo, contiene un gioco solo. Se ho il dump, l'immagine di quel gioco, lo posso infilare qua. Ma non solo, è possibile fare questo con questa cartuccia. È possibile, oltre alle cartucce normali, file immagine, che praticamente ne può memorizzare 8 a 8 slot, come vengono chiamati, 8 slot liberi, o meglio 7 sono libere. Il primo slot viene utilizzato dal stesso sistema, praticamente come se avesse un sistema operativo con menu eccetera, e poi sono liberi altri 7 slot per i nostri usi, piaceri e volontà. Inoltre ha sempre 8 slot liberi o a disposizione, meglio dire, per dei kernel. Io posso benissimo cambiare kernel, come tutti conosciamo, no? Fa i nostri kernel, siano Giphy, siano Exos, quello che è. E con questa qua è possibile, invece di aprire e manomettere il computer, metterlo direttamente qua sul kernel e farlo funzionare come per quello che è stato studiato. Ma non solo, se conoscete, casualmente ce l'ho, conoscete la Action Replay oppure le cartucce simili, chiamate così, freezer, no? Che permettevano praticamente di... l'Action Replay, chi non conosce l'Action Replay, no? Che permette di fare congelare un gioco, trovare i poke, trovare le vite infinite, trovare il modo anticollisione, no? Per evitare le collisioni dei sprite, eccetera, nonché velocizzatore pure di disco. Con questa è possibile averne due slot supplementari proprio per queste cartucce freezer, più un terzo slot che permette di immagazzinare un'altra cartuccia freezer, o meglio la super cartridge, no? Un super cartridge. E quindi sono 3 più 8 kernel più 7 slot per le cartucce, il che lo rende un bello strumento, questo coso qua. E come fare a trasferire dati? Semplice, qua c'è una porta USB, una mini USB, con la quale è possibile creare un collegamento col PC con un programma dedicato, che è proprio quello che serve per trasferire queste immagini, le immagini CRT praticamente, dal PC alla Easy Flash direttamente, senza neanche disturbare più di tanto il C64. Oppure un altro modo per trasferire i file è la nostra amata SD, no? Mettiamo tutto qua sulla nostra bella SD, i file immagine che ci interessano, e poi lui se li va a pescare dal drive, oppure come ultima opzione il nostro caro amico 1541, quello che col quale è possibile copiare le immagini su floppy e poi poterli trasferire con il programma sulla Easy Flash. Vediamo un po' come funziona. Allora, questo è il menu principale. Io ho già qua, vedete qua si accende un LED che indica, LED non è il power LED normale, questo LED indica lo stato
di funzionamento di tutto il processore della Easy Flash. Se c'è il software funzionante e tutto, il LED mi accende e mi fa anche da indicatore di attività, qualora io stessi copiando oppure caricando qualche software. Ho già collegato pure il cavo con il USB, quindi volendo è già tutto pronto. Questo è il menu che si presenta. Questo è il menu. Qui troviamo i 7 slot liberi delle cartucce. Qui troviamo gli 8 slot per i kernel, di cui 3 sono già occupati, già preinstallati dal sistema. Qui abbiamo 2 slot delle action replay, più il terzo, una super snapshot. Questo sarebbe super snapshot, questa cartuccia, che però non c'è. E poi c'è il Easy Proc, che è già, questo è un software normale, DRG, un programma Easy Proc, che poi vedremo è quello che ci serve per trasferire i file. È un modo molto semplice, ma la cosa divertente di questa cartuccia qui, una cosa che proprio è straordinaria, è poter utilizzare tutto il software che c'è studiato apposta per le Easy Flash, che comprende tanti giochi raccolti in una sola cartuccia, o meglio un file immagine di questa cartuccia qui, anche da 1 megabyte. Tra parentesi, questi 7 slot sono da 1 megabyte ciascuno, io posso riempirle fino a 1 megabyte, quindi trovo spesso e volentieri, si trovano in rete già le immagini preimpacchettate, no? dai vari gruppi, le crew che creano queste cose qua, che conosciamo noi dai menu, dalle crack, queste cose qua. Questi fanno pure questi lavori qua, raccolgono i giochi con dei bellissimi menu. I giochi ovviamente li troviamo in formato molto completo, molto ben lavorato. Anche alcune versioni di giochi, come magari avete visto Commando, Ghosts and Goblins, con grafica migliorata, con grafica aggiuntiva, con delle schermate, con delle sequenze che magari noi in versione disco non conosciamo. E questa è la cosa bella di questa cartuccia qui, che proprio si va a riscoprire un mondo nuovo di alcuni giochi, di certi giochi, di un certo modo di caricare. La cosa più bella ancora, la cosa straordinaria, che io avevo già caricato qualcosina. Qui ci abbiamo Ghost Goblins, Commando, e poi c'è pure Bruce Lee. La cosa bella, dopo avere, una volta che i giochi sono già tutti quanti sulla cartuccia, quindi sono un bel po', perché le raccolte vanno fino a 1 megabyte, quindi ho un bel po' di materiale lassù. Più ci sono cartucce proprio che raccolgono, comprendono raccolte di giochi, anche 60, quindi vado in giro. Questo è Bruce Lee. Cosa faccio di bello? Vado in giro, mi porto la cartuccia dietro, non ho bisogno di drive, non ho bisogno della SD2ESI per esempio. Ho una cartuccia, la attacco su un altro C64 e il gioco è fatto. Questa è la cosa carina, che la rende pure molto versatile, no? E questa è la... volevo far vedere questa cosa qui. Questa è la Action Replay, che magari molti di voi conoscono, magari qualcuno non conosce. Questa è la Action Replay. Qui abbiamo la classica schermata. Qui ci sono questo è il Fastload, che mi permette di caricare velocemente il drive. Questa è la Action Replay come la conosciamo, no? Io sulla Easy Flash ho la Action Replay tale quale. Basta schiacciare l'Y e io ho l'Action Replay dentro la Easy Flash, che questa è una peculiarità, no? Questa è una cosa proprio... questa è molto ganza, molto ganza. Poi, altra cosa da dire, i tre kernel, basta schiacciare un tasto. Io ho l'Exos, resetto, tasto 2, Beast System, che non conoscevo fino a questo punto, però sarà un altro velocizzatore a livelli di GFIDOS. E poi ovviamente ho questi qua liberi, che mi permettono di installare quello che voglio, anche un GIFI o quello che è. Quindi, come dicevo prima,
con la tasto P mi dà, mi entra nel EasyProc, che è il proprio il software che mi permette di poter caricare i file, tipo qua, i file immagini delle cartucce su uno dei slot liberi, oppure posso anche riscrivere, faccio slot 0, questo è lo slot 0, posso riscrivere lo slot di sistema e aggiornare il sistema di menu della Easy Flash, nulla me lo vieta, quindi è un sistema molto molto flessibile in questo senso. Allora, con i PC ho questo software chiamato Easy Transfer, che mi permette appunto, appena non appena collegata la porta, il cavo USB alla Easy Flash, mi permette di fare un trasferimento di cartucce sulla Easy Flash direttamente. Ecco, come si vede già si è commutato da solo, lui si commuta da solo appena rileva una richiesta da parte del PC, ecco, mettiamo così, e posso praticamente, io posso programmare, io gli do solo conferma dal C64 e lui mi inizia a copiare, sta cancellando i vari banchi, e lì sul PC, ecco, si vede la barra di avanzamento. Ecco, tutto fatto, basta dargli un nome, confermare, il gioco è fatto, il PC si è fermato, spengo e riaccendo e vado a selezionare il gioco che ho caricato, che sarebbe il Super Bread Box che avevamo visto l'altro giorno. Eccolo qua. Il gioco è fatto, è semplicissimo e molto molto intuitivo, voglio dire. Non è una cosa vitale, però è bene averla in questo senso, perché è un bello strumento, appena ci si rende conto appena la si ha tra le mani che cosa è capace di fare, perché è una bella gigino. E vi volevo fare vedere un attimo il sito da dove poter questo conoscerete pure, CSDB, che è il famoso sito per raccogliere praticamente tutte il database della scena del C64, e tra i quali troviamo qua tutti i titoli disponibili. Questa è nella sezione cartuccia, qua vedete tutto Easy Flash, tutte versioni, ce ne sono 128 release qua. 128 release come parola chiave Easy Flash, quindi hai voglia del materiale. Se vedete qua ci sono delle versioni con le utilities, con le collezione qua, 64 GS Collection, bella roba, tanta bella roba, e scommetterete che qua la Easy Flash verrà molto utile. Quindi questa era la mia piccola recensione riguardo alla Easy Flash 3, strumento, come detto, molto versatile, tascabile, è come avere un mega archivio proprio del C64 in tasca, senza la dover mettere, attaccare cavi o eccetera, basta infilare nella porta di espansione e tutto il nostro parco software, la nostra libreria software che abbiamo scelto, che di nostro, no, i nostri preferiti sono a portata di mano, nonché le varie cartucce, nonché vari kernel e tutto quanto quello che serve un po' per smanettare, per avere, aprire un po' gli orizzonti, ecco. Spero vi sia piaciuta, spero vi sia stata utile. Niente, approfitto pure per dire, praticamente non c'è manuale, però abbiamo la possibilità di vedere, scaricare software che si trova sullo stesso sito della Easy Flash, www.scoe.de, ecco, lì c'è la Easy Flash 3, spiegazioni, istruzione su come programmarla, riprogrammarla, aggiornare il software e anche non solo trasferire i file, ma anche aggiornare il firmware che c'è dentro il CPLD, ovvero il processore, diciamo così, integrato della Easy Flash, che è possibile aggiornare con un firmware. Non è necessario, però si può. Bene, questo è quanto, spero vi sia piaciuto, vi saluto con Mayhem in Monsterland
Alla prossima. Ciao, buon'estate, perché non se ne può più. Ciao.